Demante Sara è la premiata, segretaria delle terme. Bizzi Masucci per i 24 anni in azienda. Ci ritroviamo anche quest'anno, è una gioia. Anche qui raccontiamo una storia familiare, perché ogni anno raccontiamo anni e anni e anni e anni in azienda, perché voi avete sempre consolidato il rapporto con i dipendenti negli anni. La nostra azienda si fonda sul lavoro dei nostri collaboratori, che amo chiamare così perché loro lo sanno, noi lavoriamo insieme gomito a gomito, noi facciamo sistema e una sinergia per ottenere lo stesso risultato, perché anche se i ruoli diversi non siamo contrapposti, siamo dalla stessa parte, la parte dei lavoratori, la parte dei clienti, e Sara è bravissima con la sua bellezza che si coniuga con intelligenza, professionalità, accoglienza. Quando lei guarda un cliente lo ha già ammaliato. E brava Sara, raccontaci tutti questi anni in azienda. Buonasera, non è molto semplice perché sono emozionata. Sono volati perché è un'azienda dove ci sono stimoli continui, quindi noi lavoriamo tutti con un'anima e poi le nostre attività di lavoro lavorano in istante, non possiamo fare. Questa è un'azienda dove di donne ce ne sono tante. C'è anche un fratello, poi... Bello. Ma c'è anche i nipoti, so che... Sì, sì. Ho potuto notare. Scherzo un po'. Assolutamente, così sono meno emozionata perché è stata una sorpresa, non me la aspettavo. Per me lavorare in questa azienda è qualcosa di bellissimo, cioè ogni giorno è qualcosa. Siamo dei giovanissimi, tu sei a contatto con i clienti, che cosa puoi consigliare a un giovane? Un giovane, no? Sì, di sorridere e di accogliere i clienti come se stessero coccolando, di fare tutto per loro. Cioè io penso che il cliente deve diventare la cosa più importante quando siamo davanti ai clienti. E poi soprattutto di non smettere mai di crescere, cioè di imparare le lingue, di stare passi con i tempi, perché il mercato cambia sempre, non solo a livello di nazioni, ma proprio di aspettative da parte dei clienti. E noi dobbiamo essere pronti, sempre pronti per loro. Grazie mille. Vedete, dopo tanti anni a lei piace ancora dire il mio lavoro è un bel lavoro, mi piace, quindi speriamo, poi non sarò io a premiarvi tra 20 anni, però spero che ci sarete voi al posto di Sara, quindi un grande applauso a Sara. Hotel Central Park, viene premiato Mauro Valerio, chef de rang, da Ciro Zavota per i suoi 25 anni in azienda. Si gratta la testa, preoccupatissimo. Lui pensa di avere le corna, no, così mi ha detto. Vecchio stampo, è un piacere premiarlo, anche è un dolore perché va in pensione, ci lascia. Tra tutte e due chi è più emozionato? Io sono. Com'è questa storia? Quali sono i suoi pensieri? Beh, al pesante. Sa, secondo me i suoi pensieri sono che in realtà lei non vorrebbe andare in pensione. No, sono 9 nipoti. Bravo, finalmente. Scusa un po', 9 nipoti. Ma ci racconti 25 anni in azienda? La prima volta che sono arrivato a fare non c'era un direttore. Tipo una minaccia, non c'era lui. C'era un altro direttore che è andato in pensione. Però dal primo giorno mi hanno accolto uno di famiglia. Direttore, il rapporto con tutti i dipendenti? Ottimo, è una persona speciale, ma veramente sono contento perché lui è molto legato alle origini familiari, però nello stesso tempo è una perdita. È una persona che al momento reputa.
questo è uno forse dei complimenti più belli che poteva fare il direttore, quindi un grande applauso. Si sono commossi. È vero che è una meraviglia questo premio. Lei è sposato? 47 anni. Si commuoverà se sua moglie un giorno decide. No. Non lo fa. Arrivederci, scherzo. Direttore, è stato un momento meraviglioso, grazie. Come stai? Allora, fuori Rossi. Buonasera. Mettiamo al centro. Io lo conosco perché ha anche una passione in comune con me. Lui è un bravissimo videomaker, quindi fa tante cose importanti. Che piacere vederla. Ogni anno con il suo sorriso mi riempie il cuore di gioia. Allora, premiamo anche quest'anno il suo dipendente, il suo lavoratore. Che fa un lavoro che si vede, qui ci sono sempre una gioia. Quindi quello è il cosetto. Quindi è responsabile di tutto ciò che è l'elettricità, la televisione, ovviamente se si rompe, il wifi, quando non ci sono vasti complessi. E poi proprio perché lui adora fare video eccetera eccetera, ogni tanto si diletta a fare qualche cosa insieme con gli altri dipendenti, gli altri collaboratori, per cui non so, fanno dei filmati, poi se li girano nelle chat e si divertono anche così, perché non è soltanto il lavoro, ma tenere insieme una squadra è anche quella di poter ridere, sorridere, farsi gli scherzi e non essere sempre solo sensi, ecco, questo è importante, che ci si faccia squadra. E lui è un po' un promotore, perché è uno che va un po' a mettere il pepe e un po' incettire panno, diciamolo. Siamo molto contenti che lui ci dà a volte ci fa anche a volte, perché bisogna dirlo, però a volte ci fa divertire molto. Allora, raccontami questa esperienza di oggi. Fai. Su questo siamo d'accordo, però questo pepe che va metti, il pepe metti. Senza qualche etti, un albergo, con i clienti, con la camera, poteva fare. Non lo può più fare. Questo è quello che fa. Grande applauso per i tuoi tanti anni in azienda.